Terza e ultima lezione dedicata alle righe. Dopo le righe zigzag e le righe lineari, completo e concludo l'argomento con le righe articolate. Le righe articolate non sono altro che la combinazione tra righe zigzag e righe lineari. Unendo assieme le due tipologie, si possono ottenere nuove forme da utilizzare nei progetti di Candy Wrapper. Ovviamente la metodologia costruttiva rimane la stessa. Si tratta sempre di incastrare una tessera nell'altra sfruttando le tasche presenti nei singoli elementi. Ecco alcuni esempi di righe articolate che ho realizzato a titolo dimostrativo. Forse vi state chiedendo se queste soluzioni poi verranno usate concretamente in alcuni progetti. Il mio obiettivo in questo momento è principalmente teorico. Mi interessa mostrarvi che la tecnica di cui vi sto parlando permette anche queste forme. Non è mia intenzione quindi stabilire se possono o meno essere usate realmente. Se deciderete di creare qualche oggetto con il candy wrapper, solo il tipo di progetto e le esigenze costruttive potranno farvi capire se vi serviranno. Quelle che vi ho mostrato sono righe piuttosto regolari e simmetriche, ma potrebbero essere anche casuali e disordinate, come questa che è davvero strana. Le righe possono proseguire in direzioni inaspettate e, volendo, possono anche convergere verso il punto di inizio, fino a chiudersi su se stesse e formare delle sagome vere e proprie. In questi casi le estremità si potranno unire per ottenere forme finite e complete, anche se irregolari. Essendo le righe articolate una combinazione tra righe zigzag e lineari, ereditano da queste tutta una serie di caratteristiche. Le estremità presenteranno di conseguenza discontinuità di trama e spessore, che andranno risolte con le mezze tessere. Le parti in cui le tessere si combinano secondo la logica delle righe lineari presenteranno invece dei punti di disgiunzione. Questi dovranno essere ovviamente affrontati scegliendo la modalità più conveniente caso per caso. Nei disegni dei progetti le righe articolate verranno rappresentate nella loro intera articolazione e sviluppo. Anche qui, una riga si dice completa se comprensiva di mezze tessere alle due estremità. Per quanto riguarda il computo delle tessere, non ci sono delle scorciatoie di calcolo veloce e vanno contate una ad una. Ma come sempre, verranno fornite le dimensioni e il numero complessivo di tessere e mezze tessere. Per quanto riguarda le disgiunzioni, se la riga articolata appare particolarmente complessa o anche semplicemente per fornire un cartamodello più chiaro e dettagliato, potranno venirvi in aiuto determinate convenzioni grafiche. Nella maggior parte dei casi le disgiunzioni non verranno indicate, ma si darà per scontato che saranno comunque tutte cucite. Nel disegno A che vedete ho semplicemente segnato con un cerchio, a titolo dimostrativo, la presenza di disgiunzioni nella riga. Ce ne sono due in tutto, in assenza di simboli andranno tutte cucite. Se invece il progetto sarà particolarmente complesso, come nell'esempio B, richiedendo che solo alcune disgiunzioni vengano cucite ed altre invece lasciate libere, troverete una simbologia aggiuntiva come questa, che indica cosa cucire e cosa no. Se vi siete persi quando ho parlato di mezze tessere e di disgiunzioni, non vi preoccupate, questi aspetti sono stati trattati nei video dedicati alle righe zigzag e lineari, perciò vi consiglio di andarveli a vedere e di utilizzare l'indice che si trova in descrizione per saltare direttamente alla parte di vostro interesse. Questo è tutto e ci vediamo al prossimo tutorial.